Ieri sera immancabili scene di giubilo in città dopo la vittoria degli azzurri contro la Germania. Purtroppo però, in mezzo alle migliaia di persone scese in strada a fare festa, si annidano i soliti violenti. E il branco ha colpito ancora. Due gli episodi gravi, uno in piazza Curtatone verso mezzanotte nei pressi della gelateria. Testimoni raccontano di un pestaggio in piena regola da parte di un gruppo di giovani fra i 20 e i 30 anni ai danni di un ragazzo più o meno della stessa età. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la furia del gruppo, che secondo alcuni testimoni non è affatto nuovo a episodi di questo genere. Il secondo si è verificato una mezz'ora più tardi nella zona del Celide. La scena è la solita, le auto si fanno strada a fatica tra due ali di folla. Una Fiat punto grigia con a bordo una coppia di giovani intorno ai 20 anni viene scossa dai soliti esagitati. Purtroppo, trattandosi di un branco, c'è stato un furbo che si è lanciato in piedi sul cofano di quest'auto, lasciando il coccio sulla lamiera, facendo indispettire il giovane alla guida, che è balzato fuori dall'auto dando in escandescenza. Per tutta risposta è scattato il pestaggio. Una quindicina di giovani, gli stessi di prima, hanno cominciato a menare calci e pugni al ragazzo, anche quando questi era finito a terra esanime. Una scena da Far West, con la ragazza che piangeva disperata e spaventata per l'accaduto. Al momento di scrivere, i due feriti non hanno sporto denuncia a polizia e carabinieri, né risulta che si siano presentati al pronto soccorso per farsi medicare. Certo, se questa è una festa, ditecelo voi.